a riscaldare un po' con l'ambiente, con un applauso, ce n'è bisogno, fa un po' freschino stasera. Riscaldiamo l'ambiente accogliendo i canterini peloritani della Riviera Ionica. Della Riviera Ionica, mi correggo. E ringraziamo in particolare il presidente Melino Romolo, che stasera con grande slancio e generosità ci stanno offrendo un momento di allegria, ma non solo pura allegria, ma anche un tuffo nella nostra memoria, fare memoria di quello che è il nostro passato per costruire il nostro futuro, fare memoria per ricordare parole, nenie, canti, danze che fanno parte della nostra storia. Non dobbiamo dimenticare chi siamo per sapere dove dobbiamo andare. Ancora una volta l'Oasi Sant'Antonio offre non solo ai propri ospiti ma anche a tutto il territorio comunale e dei comuni limitrofi un appuntamento proprio di riabilitazione della memoria. E stasera lo facciamo grazie ai canterini della Riviera Ionica. È un po' lungo il nome. Un applauso ancora. Io vi lascio subito. Per le belle parole che ho avuto nei nostri confronti, vi saluto. Gentili signore e signori, buonasera. Siamo veramente contenti, felici di essere qua un'altra volta. La volta scorsa mi pare era nel periodo di Natale. Il nostro vuole essere un appuntamento, vuole essere uno spettacolo per farvi trascorrere un po' di tempo, diciamo così, tranquilli, spensierati, felici. Vogliamo farvi divertire, ci divertiamo pure noi, abbiamo bisogno del vostro applauso perché qua tutti i ragazzi non sono professionisti, sono dilettanti, grazie. E comunque ci sarà motivo per applaudire, spero, per divertirci. Quello che voglio dire ancora è che per noi è offrirvi, diciamo così, questo spettacolo, fare una passeggiata in mezzo ai nostri canti e alle nostre danze è un motivo, diciamo, un motivo di orgoglio e un arricchimento, e lo facciamo veramente con grande piacere, come lo abbiamo sempre fatto sia in Italia che all'estero. Vi ringraziamo ancora una volta e senza indugio cominciamo il nostro repertorio. Siamo pronti per il ballo d'entrata, grazie. Grazie, a posto. E allora, cari amici, noi stasera vogliamo fare una carrellata che riguarda le canzoni che voi conoscete di più, della vostra infanzia, quelle canzoni che magari oggi non sentite più perché non le cantano più. Ma se...
di gesto mi arrampicare. Se tu la taglia mia non mi senti, tutti le notti li faccio cavare. Eternamente giuro tu bagno, la moglie me la seguivo torno. Passata te compare con Cristina, mirabare da Iacina, che da si sente una gran cannonata, invece avvia a me appoggiata, giuri, giuri, giuri di coraggio, la morita mi da sede d'oro, giuri, voglio usare anni come mase, per chi mi fece un naso smisurato, ma ora che parliamo tra noi altri, lo teglio tutto l'anno, a giuri, 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 giuri. Allora, c'è una ragazza che durante la vendemmia, alla vigna è il titolo della canzone, e tra i filari dell'uva nasce, che nasce? Boh, non lo sappiamo, un feeling. Alla vigna. Ci vado una vigna come amore la
Chi la faceva? C'è la luna a mezzo mare, nessuno. Va bene, io dicevo, il problema, passo di qua. E allora, chi è qui che vuole fare la figlia? Melania, tu fai la mamma, tu fai la mamma, ed è scappato a presidire. Io farei un applauso a questa bambina dolcissima che ormai calca, che è bello, bellissima, la stella, ah, l'aereo. E allora, ci siamo? C'è la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma mia, prima viene un babbere, poi viene un scapparo e poi un muratore. Vittina Crozza è una canzone che conosciamo da molto tempo, però è sempre richiesta. Alcune persone, mentre stavamo arrivando, ci hanno visto, ma ce la fate Vittina Crozza, non possiamo esimerci. Allora. Thank you.
grazie. La vita di una donna è così bella, a chi la sa misura, con la mezza caglia. Ti giro d'ara con la pinna, la pinna la tenia io ora, che ne sai, c'è un paio di un po' così, un solo mo io di cantare sogno con la strada, ma ne buttai uno stasera a Pucci ce n'è, ma Rocco me e la canta a me compare, un ne siamo ciao pare a nostro compare, no, questo chiedo estero me compare, vi presento, eh. Buccia de porco, porco, esta casa macarona y arriba, hoy esta casa macarona y arriba, la familia se empatía me ha pillado. Thank you.
compare, che cosa succede? Che succede, compare? Vediamo sta nota. Non posso contare. Che cosa succede, compare? Ma dico io. Vieni qua. Che cosa succede, compare? Ma morivo. Che me morivo, compare? Che me morivo, che belle occhi che avevo. Ah, compare, che belle occhi che avevo. Belle occhi, sicuramente era zita. Ma come muore? Belle occhi, e con saccio, ci pigliavo, che botte ci murro, che non lo so che ci pigliavo. Che bella, che bella bocca che avevo, compare. Che bella bocca che avevo, che belle voce che avevo. Femmina, compare, hai chiesto sicuramente una bella femmina. Compare, ma non facete così. Ma non facete così. Come la pari? Ah, compare, che belli ricchi che avevo, compare, che belli ricchi che avevo. I belli... Cioè, uno ha una femmina, c'è da lì ricchi, compare, non capiva. Ma scusate, compare, ma con schifo mi morivo. O cieco. Aviano scicchiaretto, che era una cosa fina, ora me l'ammazzaro, povero cieco mio, che bella muccia mia, fai un gran tenore, scicchiaretto di nome cori, come io dai all'azzaro, e quando cantava facia, che era bello, come facia, se c'è qualcuno che sa fare mi viene e mi fa. Guarda che scelto, scusate, eh. Ci mancava, io stamattina la faccio, ma la vai e me la vai una volta vuole. Cicareddu del nome cori, come io dai assurda. Quando cantava facia, ia, 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 Cicareddu del nome cori, come io dai assurda. Quando incontrava il compagno, subito lo sciaurava e dopo lo raspava con canne rare da. Ma che bella buccia via, pari a un gran tenore, Cicareddu del nome cori, come io dai assurda. E quando cantava facia, ma come facia, come prima? Come la facia, no, ora fa diverso. Lascia pure. Dico, ma date una tovaglia quanto lo studi la faccia. O che tu mi dà? Cicareddu del nome cori, come io dai assurda. Quando cantava la Cicareddu del nome cori, come io. No, così va bene, grazie. La campanella, la campanella, la campanella.
della Sicilia, addirittura hanno detto l'inno siciliano dovrebbe essere questo, veramente non hanno tutti i torti, perché è una bellissima serenata. Si sente bene? Sentite bene? Sì, va bene, vai maestro. Lo sole già spuntato dello mare, e voi bedduzza mia dormite ancora, l'acedi sono stanchi di cantare e a fredda te ti aspettano che fuori sopra lo barconeggio e su posati ti aspettano quando cava faccia a te. Li fiori senza i voi non possono stare, sotto tutti quelli testi a pennolone. Ognuno di te non vuole sbucciare, se prima non si apre su barconi dintra li bottonetti e su ammucciati ti aspettano quando cava faccia a te. Lassati stare, non dormiti chioi, che a mezzo a diggi dintra sta vareggia, ci sogno pure io, che aspetto a voi, per vedere sta faccia così bella, passo che fora e tutti me e nottati e aspetto che voi bella va faccia.
passo caffora e tutti me annottati e aspetto cavo e bedda a faccia. Grazie, era la tipica serenata siciliana. Io da qua non vedo se chiudiamo il nostro repertorio dedicandovi la tipica tarantella siciliana come la facciamo noi. Così i canterini della Riviera Ionica vi salutano e sperano di essere stati di vostro gradimento. Io non vedo. Gentili signore e signori, non so se c'è il dottor Mascina che vuol dire qualcosa. Solo per ringraziarvi a nome di tutti gli intervenuti questa sera. Io
ma ricreai. Ecco. Si dovrebbe dire mi sono divertito, no, è troppo poco. Mi sono arricreato, è qualcosa di più viscerale, un termine della nostra lingua, perché il siciliano è una lingua, quando non è semplicemente storpiatura dell'italiano o quando non usa inglesismi. Stasera ci siamo arricreati, spero che il mio sentimento sia condiviso da tutti voi, e un ringraziamento quindi per questo momento di serenità, di felicità, di qualcosa di più del divertimento, lo dobbiamo con un bel applauso caloroso ai canterini della Riviera Ionica. Grazie a tutti, nessuno escluso, ai musicisti, ai ballerini che non si sono risparmiati. Cantare e di più danzare, vestiti tutto punto, questi meravigliosi, coloratissimi vestiti tradizionali della nostra Sicilia, non è cosa semplice, vi vedo sudaticci. No, vero, no. Qualcuno ha anche rischiato di perdere un occhio con istanza di invalidità civile, perché ho visto un tamburello che volava, era proprio diretto in mezzo alla fronte. Ancora grazie, e mentre i canterini escono, ancora grazie a Melino per tutto quello che ha fatto per questa giornata, per la riuscita di questa serata in allegria, in simpatia, e soprattutto per fare memoria del nostro passato. E la memoria la portiamo sulle scene, la nostra memoria storica, le nostre tradizioni le portiamo sempre sulle scene, sia qua in Italia sia all'estero, e questo ci riempie veramente di gioia, perché facciamo conoscere quelle che sono le nostre radici. E dobbiamo dire che l'ultima parte c'è stato qualche cosa che i ragazzi sono ancora una volta, grazie dottor Mascena, e noi facciamo, usciamo, diciamo, come siamo soliti fare, con la nostra uscita. Grazie e arrivederci. Se volete regalarci un applauso, grazie. Grazie, cari amici ospiti dell'Oasi Sant'Antonio. Noi concludiamo il nostro spettacolo augurandovi la più cordiale buonanotte e grazie della vostra simpatia e della vostra partecipazione. Grazie ancora, buonanotte.